Non mi sembra che si parli così tanto di anoressia, secondo me se ne dovrebbe parlare un po' di più per la gravità del problema, Ma poi ci sono non è tantissimi direttamente disturbi proporzionale. alimentari. Noi pensiamo che esiste Sì, vabbè, solo certo, in generale. anoressia e bulimia, No, ma ci certo, questi sono sono quelli veramente più tanti. diffusi. Anche cioè, negli ultimi anni anche l'ossessione del cibo sano, classificare cose sano e cosa non è sano, ce ne sono veramente tantissimi e non si conoscono. E conoscerli è importante, ma non solo per noi stessi, ma anche per magari aiutare qualcuno che abbiamo accanto e ci aiuta a renderci conto che magari quella persona ha un problema, quindi possiamo essere d'aiuto per qualcuno. Quindi parlarne e far conoscere tutto questo è importante. Eccomi qua, scusate, in accappatoio, sono appena uscita dalla doccia, però non potete capire quanto io sia rilassata a casa mia. Sono sicura che tutti i fuorisede che mi seguono e che vedranno queste storie potranno capire la sensazione. Tornare a casa è come tornare nella propria comfort zone, dove si è cresciuti, è un'emozione indescrivibile. Comunque, ieri non ci siamo completamente sentiti, io sono stata impegnata tutta la giornata su questa iniziativa bellissima organizzata nella mia città. In un mese come marzo è il mese della prevenzione sui disturbi alimentari e quindi veramente sono stata onorata di partecipare a questa giornata dove c'erano tantissimi ragazzi giovani e secondo me si dovrebbero organizzare insomma più iniziative del genere. Per chi mi segue, credo che ormai non sia più un mistero il fatto che io sono una grande appassionata di beauty e essendo qui in Sicilia purtroppo non ero presente alla giornata organizzata ieri da Sephora dove mostrava tutte le novità beauty della nuova collezione Summer 2023. Però io non demordo mai e la povera Sara, ringraziamo tutti Sara, è andata alla ricerca dei nuovi prodotti beauty. Io ho fatto una selezione e di seguito vi metto delle stories dove vi mostrerò i prodotti che più mi hanno intrigato e che non vedo l'ora di provare.